Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto la mia recensione di Lei, una videocamera di sorveglianza che non è una videocamera di sorveglianza, ma è una lampada ad esterno, ma è anche una videocamera di sorveglianza. Sì, perché questa azienda ha pensato di costruire un prodotto al contrario di quello che fanno tutti i produttori di telecamere di video sorveglianza. Praticamente noi siamo abituati ad avere telecamere da esterno che per andare a illuminare l'aria e farci vedere a colori quello che inquadrano, hanno dei LED ovviamente che vanno a illuminare appunto l'area interessata, mentre loro hanno pensato al contrario, quindi hanno progettato una lampada da esterno con all'interno una videocamera di sorveglianza con sensore di rilevamento di movimento, ma di per sé lei è una lampada da esterni, quindi è molto più facile camuffare la videocamera perché sembra proprio una lampada da esterni e poi è in realtà una lampada che ci illumina all'esterno, magari un passaggio piuttosto che una zona della nostra abitazione. Ma prima di vedere tutte le sue caratteristiche, il prezzo e come funziona, direi di fare un veloce unboxing per vedere cosa trovate nella confezione una volta che l'andate ad acquistare. Troviamo subito il manuale di istruzioni con anche la lingua italiana ed è spiegato davvero molto molto bene, davvero utile soprattutto per chi è alle prime armi con le telecamere di video sorveglianza. Dopodiché troviamo un cavetto USB, micro USB per la ricarica della batteria, anche se lei è dotata di pannello solare dobbiamo comunque dargli una bella caricata con l'alimentazione prima di andare a fissarla. Poi troviamo appunto i Fisher che serviranno per andare a fissarla alla parete ed infine troviamo lei, la nostra lampada con telecamera di sorveglianza incorporata, con crepuscolare, con rilevamento di movimento e pannello solare per la ricarica. Dietro troviamo gli sportellini dove abbiamo tutte le possibilità di connessione, quindi sia per l'alimentazione che per inserire una scheda micro SD per le registrazioni e l'interruttore per la ricarica. I materiali di questa telecamera sono veramente ottimi, anzi non la chiamerei telecamera ma di questa lampada con telecamera incorporata. Veramente geniale l'idea di abbinare le due cose in un unico dispositivo. Ed eccola qua, la nostra lampada da esterno con telecamera incorporata della FSO. Spero di averlo pronunciato giusto il nome dell'azienda che la produce. Questa lampada da esterno la trovate disponibile su Amazon. Vi lascio qua sotto il link in descrizione perché secondo me uno dei suoi punti di forza, oltre alle caratteristiche, al funzionamento e a quello che è appunto il prodotto stesso, è anche il prezzo. Il prezzo varia dai 40 ai 50 euro, in questo momento è appunto a 40 euro, il prezzo davvero secondo me super competitivo per un prodotto che va a illuminare un'area della nostra abitazione all'esterno ovviamente, o di un passaggio della nostra abitazione all'esterno, quindi un vialetto piuttosto che un marciapiede, ma allo stesso tempo è dotata di videosorveglianza 2K con sensore di rilevamento di movimento, con un campo visivo di 120 gradi, quindi molto molto ampio, e poi abbiamo una batteria che tramite il pannello solare viene costantemente alimentata. Poi ovviamente potremo andare a ricaricarla come abbiamo visto nell'unboxing andando a aprire questo sportellino in gomma, tramite la presa con il cavetto in dotazione potremo andare a ricaricare la batteria nel caso la luce solare non riesca a tenere carica la batteria per l'utilizzo che ne facciamo. Quindi sicuramente una volta che l'abbiamo caricata la luce solare deve solo mantenerla, quindi sicuramente ha una durata lunghissima nel tempo, però supponiamo il caso che magari c'è un periodo lungo di pioggia e maltempo, poi d'inverno comunque le ore di luce sono molto meno che quelle d'estate, magari potremmo avere bisogno di dargli una ricaricata tramite l'alimentazione, ma questo secondo me è il minore dei mali. Poi abbiamo uno slot per la micro SD perché ovviamente lei è in grado di registrare su una micro SD, può registrare anche continuamente, però ovviamente più la registrazione sarà continua più anche la batteria continua a ciucciare energia. Abbiamo la possibilità anche di avere un cloud a pagamento che però non è obbligatorio, quindi non siamo obbligati ad utilizzarlo. Come abbiamo detto lei ha questi 12 LED che fanno davvero molta luce e gli permettono di essere appunto una lampada da esterno. Il sensore di rilevamento di movimento riesce a percepire un movimento fino a 6-7 metri circa, quindi direi niente male per l'utilizzo che si deve fare con una lampada di questo tipo. E poi ovviamente lei IP
66, quindi totalmente impermeabile, può stare tranquillamente all'esterno sotto pioggia, neve, freddo, qualsiasi tipo di condizione meteorologica lei è in grado di sopportarlo. Allora, queste sono tutte le sue caratteristiche, direi molto interessanti per il prezzo, che come vi ho detto oggi è di circa 40 euro, poi può variare fino ai 50 euro. Trovate qua sotto il link in descrizione, ed è un prodotto che ovviamente potete metterne più di uno fuori dalla vostra abitazione o lungo un vialetto per illuminarlo, perché comunque lei, avendo appunto il rilevamento di movimento, quando ci si avvicina andrà ad accendere tutta la parte luminosa, quindi questi 12 LED. Dal punto di vista estetico direi molto carina, anche i materiali secondo me non sono male per calcolati nel prezzo, perché ci viene data, perché è veramente molto economica. Anche le plastiche secondo me sono davvero davvero buone, l'avete visto anche nell'unboxing, e per il suo prezzo secondo me non si può chiedere assolutamente di più. Poi dal punto di vista puramente del design si integra secondo me in ogni abitazione, perché è semplice, è piccola, quindi davvero interessante. Poi anche la telecamera stessa si nasconde molto bene nella lampada, nel senso che a impatto visivo questa non è una telecamera ma è una lampada, quindi la telecamera passa molto in secondo piano e solo se ci si sofferma un po' si capisce che qua c'è una videocamera, altrimenti sembra solo una lampada con il sensore di rilevamento per accendere la luce. Quindi queste sono tutte le sue caratteristiche. Adesso prendiamo il telefono e facciamo la configurazione con la sua applicazione. Lei ovviamente va collegata alla rete domestica, supporta il wifi 2,4 GHz, quindi una volta collegata alla rete domestica, come state vedendo, è semplicissimo, basta andare a scannerizzare il QR code che abbiamo sul libretto di istruzione, che quindi vi rimanda direttamente o nell'App Store per quanto riguarda iPhone o nel Play Store per quanto riguarda i telefoni Android. Una volta scaricata l'applicazione è semplicissimo andare a configurarla ed associarla all'applicazione con pochissimi passaggi. State vedendo infatti in sovrappressione tutto quello che vi sto dicendo, veramente in pochissimi minuti avete associato la vostra lampada da esterno con telecamera incorporata direttamente alla vostra applicazione, e da lì potrete andare a gestire lei o altre di lei, nel senso che potreste averne più di una, perché avete la necessità di avere più lampade intorno a casa vostra o lungo un viale o lungo un marciapiede. Quindi a questo punto andiamo a aprire l'applicazione. Adesso vedete c'è lo screen dell'ultima volta che l'ho utilizzata, adesso la giro un po' verso di me così magari mi inquadra. La telecamera adesso è in pausa per quanto riguarda la live, ma se io ci clicco sopra adesso andrà a collegarsi direttamente, infatti vedete le mie mani. Quello che è il bello di questa videocamera ovviamente è anche la possibilità di configurazione, quindi cliccando sull'ingranaggio in alto a destra vedete che abbiamo tutte le possibilità di configurazione e personalizzazione. Abbiamo nome del dispositivo, fotocamera intelligente che è quello che ho lasciato io di default, ma possiamo andare ovviamente a scrivere quello che vogliamo. Poi abbiamo gestione memoria, qua abbiamo la possibilità di andare a inserire la micro SD come abbiamo visto dietro alla videocamera, e qua potremo andare ovviamente a formattare poi quello che è la scheda micro SD che va inserita, quindi vi consiglio sempre una volta inserita di formattarla. E poi abbiamo ovviamente anche tutti i dati inerenti alla micro SD, quindi lo spazio totale e quello disponibile. Dopodiché abbiamo capovolgimento dell'immagine, qua ovviamente in base a come vogliamo vedere l'immagine nella live che stiamo guardando. Poi abbiamo modalità ambiente, in questo caso è normale, ma se vado a mettere su notturna vedete che ha acceso i LED. Questa qua è la modalità notturna, quindi lei ha deciso di accenderli perché io l'ho messa in modalità notturna. Invece normale si accenderanno solo quando viene rilevato un movimento ed è buio, perché ovviamente abbiamo anche un crepuscolare che capisce quando è buio rispetto a quando invece c'è la luce. Poi abbiamo rilevamento dell'attività, qua abbiamo rilevamento umana peer, quindi se io vado ad attivarlo lei rileva il corpo
corpo umano. Poi sempre nella pagina di rilevazione possiamo regolare la sensibilità del sensore di rilevamento di movimenti con alto, medio e basso. Dopodiché abbiamo impostazioni armate. Cosa vuol dire? Che possiamo andare a configurare quello che sono diciamo i giorni e le ore che vogliamo che lei si attiva dal punto di vista dei rilevamenti. Quindi determinati giorni e orari potremmo dirgli di non rilevare nessuno, perché è un momento della giornata in cui ci siamo noi, quindi non abbiamo bisogno che lei ci rilevi. Dopodiché abbiamo recording time. Qua possiamo andare a dirgli quanto registrare, quindi una volta inserita la micro SD all'interno della videocamera potremo registrare 5 secondi, 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi o video a tempo pieno, quindi lei registrerà a ciclo continuo, però ovviamente anche la batteria di conseguenza consumerà di più che se registra solo 5 secondi quando c'è un movimento. Frequenza di alimentazione lasciamo 50 Hz, indicatori a LED, vedete che qua davanti abbiamo dei LED accesi che però possiamo andare cliccando qua a spegnere, quindi questi LED in questo momento sono spenti e lei ha un aspetto meno visibile, appunto perché non ha questi LED accesi, però a me piace tenerli accesi, quindi li riaccendo. Tempo di sincronizzazione, possiamo andare a sincronizzare la videocamera che c'è in questa lampada con il nostro smartphone facendo ok. Andremo a diciamo associare dal punto di vista dell'ora e della data quello che sono appunto le impostazioni che abbiamo nel nostro telefono, e questo è importante perché quando andiamo a registrare un video, vedete anche nella live in alto, c'è l'ora e la data, quindi questa ora e questa data sono importanti appunto perché sono quelle che poi in caso di un furto, piuttosto che sappiamo che giorno e a che ora è successo quell'avviso e quell'allarme. Poi sotto in basso abbiamo aggiornamento firmware, che se ci clicco sopra vedete il firmware è aggiornato all'ultima versione, però nel caso ci fosse potremmo fare anche l'aggiornamento firmware. Poi sotto in basso abbiamo la possibilità di ascoltare quello che ascolta lei, perché appunto a un audio bidirezionale, quindi lei riceverà l'audio di quello che c'è intorno a lei, ce lo farà sentire nello smartphone e potremmo noi, parlando nello smartphone, far uscire l'audio dalla lampada o videocamera di sorveglianza. Non so anch'io come chiamarla, ma secondo me è più lampada che videocamera di sorveglianza. Quindi se io vado ad attivare l'altoparlante qua a sinistra andremo a sentire, adesso alzo, sentite che esce l'audio della mia voce che esce dal telefono, ma perché passa prima da qua e poi esce dal telefono. Adesso abbassiamo, vado a disattivarlo. Se vado a cliccare su macchina fotografica scatto un'istantanea che si salva direttamente nello smartphone, quindi non nella micro SD ma direttamente nello smartphone, mentre se vado a cliccare sul microfono, ecco, sentite che ovviamente essendo, adesso aspettate che tolgo tutto, allora essendo tutto qua non va bene, sapete che ovviamente l'audio entra, esce, esce, qua sballa la mia voce, qua su giù non va bene che sia tutto qua, però vi assicuro che si sente molto molto bene, valutata sempre nel costo economico che ha questa lampada. Se clicco invece quello dopo, la videocamera, vado a registrare un video direttamente nello smartphone, quindi avrò questo video che state vedendo adesso direttamente nella galleria dello smartphone. E poi qui a destra abbiamo la possibilità di scegliere cosa utilizzare, vedete cloud, attiva servizi cloud, o se ci clicco sopra qua la micro SD, che in questo momento non è inserita, mi farebbe vedere tutto quello che ho nella micro SD e potrò andare a vedere appunto gli spezzoni registrati durante un rilevamento. Poi vedete che nel rettangolo della live c'è una lampadina, se io adesso ci clicco sopra non succede niente, perché c'è luce qua dentro. Se non ci fosse stata luce, quindi il sensore crepuscolare riconosceva che in questo momento eravamo al buio, avrebbe acceso la lampadina, cioè io avrei potuto accendere manualmente la lampada anche se lei in quel momento non stesse rilevando nessun movimento. Quindi sarebbe proprio un'azione che voglio fargli io, perché ho bisogno di vedere anche se so che in quel momento non sta succedendo niente, o meglio lei non mi ha segnalato niente. Però essendo appunto una lampada da esterno, quindi la sua funzione è una telecamera di videosorveglianza, vorrei adesso farvi vedere appunto come si comportano i suoi LED quando siamo al buio. Quindi spegniamo le luci e vediamo come si comporta.
Eccola, così è quando lei è accesa. Immaginatela ovviamente posizionata su una parete, magari a 2 metri di altezza, che campo visivo di luce riesce a coprire. Qua ovviamente, essendo vicino alla superficie della scrivania, si ferma tutto qua, ma devo dire che è molto molto forte. Questo ovviamente è la telecamera. Guardate anche nella live comunque le mie mani come si vedono bene con la luce fatta da questa lampada, veramente ottimo da questo punto di vista. Vi faccio vedere anche il mio faccione, ecco qua, mi vedete? Ok, quindi questo è quello che lei è in grado di fare dal punto di vista della luce. In questo momento è accesa fissa, vedete, non si spegne. Perché? Perché nello smartphone ho la lampadina accesa. Nel caso di cliccassi sopra, vedete, rimangono questi puntini rossi, vuol dire che la lampadina l'ho spenta. I puntini rossi significa che sta andando con quello che sono gli infrarossi, quindi avremo appunto il classico bianco e nero fatto dagli infrarossi. Adesso andiamo a riaccenderla, clicco sul display, sui puntini, vedete che adesso ho la lampadina accesa per quanto riguarda appunto la live, e ho le lampade qua accese. Questo è per un avvio ovviamente manuale, però a questo punto direi di andare a riaccendere quello che sono le luci dello studio. Ed ecco, siamo tornati con la nostra bellissima luce. Vado a spegnere lei perché comunque tanto è inutile che stia accesa. Ok, questo è tutto quello che abbiamo disponibile per quanto riguarda la configurazione di questa lampada da esterno con telecamera incorporata. Adesso volevo farvi vedere, nel caso di una situazione standard, il rilevamento, o meglio la notifica che arriva nello smartphone, che è già arrivata, infatti non ho fatto in tempo a parlare, la notifica che vedete che se lei mi rileva arriva subito la notifica nello smartphone. Non abbiamo il ritardo della notifica come abbiamo magari in altre telecamere, in cui possiamo dirgli per un minuto non rinviare subito un'altra notifica. Qua vedete che continua a inviarle a raffica, però meglio riceverle a raffica che non riceverle. Adesso direi però di entrare a disabilitare subito questa funzione, perché altrimenti ci tira matto con quello che è appunto la live. Vedete che se siamo nell'applicazione abbiamo anche proprio il riquadrino con la foto scattata di quello che è successo. Vado a disabilitare subito le notifiche. Ok, così a questo punto non le riceviamo più. Perfetto. Allora ragazzi, questo è tutto quello che riguarda lei, la lampada da esterno Fisiowe, faccio veramente fatica a dirlo, che trovate disponibile su Amazon, qua sotto il link in descrizione. Un rapporto qualità prezzo pazzesco, perché comunque abbiamo una lampada da esterno con incorporata una telecamera di sorveglianza che si mimetizza benissimo all'interno della lampada e non ci dà l'idea di avere una telecamera che ci sta spiando, ma è una lampada che è lì per fare luce, che poi in realtà è quello che fa. Con il suo bel pannellino solare che la tiene carica, direi tanta tanta roba, e per i 40 euro che costa oggi direi un prezzo veramente veramente interessante. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato questa recensione riguardante questa Fisiowe lampada di sicurezza vi è piaciuta, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler anche di aereo, arrivati degli spoilerini, sempre se vi va. Iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, anche direi quando è in sconto la trovate sicuramente, oltre che qua sotto anche nel mio canale Telegram Offerte. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.